Questo programma è offerto da... Una bella giornata comincia sempre con un bel sorriso, ed un bel sorriso è il segno di una dentatura sana e forte. È per questo che il centro odontoiatrico Smile STP si prende cura della salute e della bellezza dei tuoi denti. Un centro all'avanguardia, un personale altamente qualificato, con strumenti di ultima generazione per offrirti i nostri migliori servizi di implantologia, ortodonzia adulta e infantile, parodontologia, ossigenoterapia e sbiancamento. Il centro odontoiatrico Smile STP è a Frattaminore, Napoli, in via San Nicola 31. Telefono 081 83 53 804. Centro odontoiatrico Smile STP. Il tuo sorriso è la nostra forza. Oscele blu, fumo blu, cheese, tenga ghine blu, jeans. Io sono d'orda e sono cadume, ci si può mascere all'improvviso, yeah. Sembra lo stesso inferno e mi aspettavo paraviso. Oscele blu, fumo blu, cheese, tenga ghine blu, jeans. Io sono d'orda e sono cadume, ci si può mascere all'improvviso, yeah. Sembra lo stesso inferno e mi aspettavo paraviso. Oggi ci troviamo, Anita, dove? A Mignano Montelungo, in provincia di Caserta. Benissimo, questo bellissimo borgo città, poi scopriremo il perché. E allora io direi di andarci subito a fare una bella visita. Andiamo! Il nome potrebbe derivare da un termine latino minu, al quale nel 1947 è stata aggiunta la specifica Montelungo in memoria della battaglia del 1943. Durante l'impero, un ponte sul Rava e numerosi reperti archeologici testimoniano l'importanza strategica del territorio. Mignano fu inclusa nel Ducato di Benevento dei Longobardi e poi nella Contea di Capua fino al 1139, quando divenne il campo di battaglia tra i Normanni e l'esercito papale, segnando la sconfitta di quest'ultimo. Successivamente il feudo passò sotto varie famiglie, tra cui gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi, fino a essere ceduto a Giulio Cesare de Capua nel 1581. Durante la guerra del 1734, Carlo di Borbone sconfisse i nemici che si erano rifugiati a Capua, abbandonando la difesa del castello di Mignano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Mignano fu nuovamente coinvolta nei combattimenti. I tedeschi in ritirata si stabilirono a Montecassino nel settembre 1943 e distrussero diversi punti strategici, tra cui il castello, il municipio e il ponte Ferdinandeo. L'8 dicembre, sotto il comando del generale D'Apino, le truppe italiane attaccarono le forze nemiche, subendo gravi perdite a causa della nebbia improvvisa. Successivamente, con un nuovo piano d'attacco, il 16 dicembre gli italiani ottennero la vittoria. Sì, vi illustro questo borgo che ha pochissimi abitanti, che però si fregia di avere il titolo di città, perché Mignano è città. Il Mignano è facilmente raggiungibile perché a pochi passi, a pochi chilometri, abbiamo l'uscita dell'autostrada
sia di San Vittore sia di Gaianello. Quindi chi vuole venire a Mignano lo può fare facilmente. Mignano ha diverse bellezze e adesso in questo momento ci troviamo in uno dei punti cardini della nostra città. Siamo proprio all'interno del castello. All'interno del castello Ettore Fieramosca, un castello che risale all'XI secolo e che ha visto al suo interno susseguirsi diverse famiglie nobili. Una tra le più, diciamo, importanti troviamo quella di Ettore Fieramosca. Questo castello gli fu donato dopo la vittoria che ebbe nella disfida di Barletta. L'ultima famiglia inunziante. E poi dopo la Seconda Guerra Mondiale questo castello, questo maniero andò alla chiesa, di proprietà della Curia. Soltanto nel 2008 poi è stato acquistato dal Comune. Nel 2013, con un finanziamento di 8 milioni da parte dell'Unione Europea, è stato riaggiustato, è stato ristrutturato. E quindi adesso splende, maestoso su Mignano. È un castello che si vede, diciamo, da tutte le parti ed è fatto di tantissime stanze. Abbiamo le stanze nobili, abbiamo delle giardini, abbiamo dei corridoi bellissimi, abbiamo dei terrazzi stupendi. E poi il vice sindaco, che è stato l'autore di questo finanziamento, cioè il finanziamento c'è stato durante la sua amministrazione, sicuramente potrà scendere più nei particolari, nei dettagli. Ascolti sindaco, cosa veniamo a fare e a vedere a Mignano Montelungo? A Mignano Montelungo si viene innanzitutto per respirare l'aria buona, perché c'è anche tanta aria buona. Si sente, devo dire la verità. Poi abbiamo adiacente al castello, dalla parte superiore c'è l'Ariella, che è un borgo, e al di sotto abbiamo la Cicuta, un altro borgo. Praticamente sarebbe il centro storico dove tanti anni fa si concentrava la popolazione di Mignano. Al di sotto della Cicuta troviamo la Porta Fratte, che è una delle porte, l'unica porta rimasta in piedi, dove prima si accedeva al paese. Accanto a questa porta abbiamo due fontane bellissime, la fontana a valle e la fontana castello, con delle particolarità. E queste fontane fino a pochi anni fa venivano ancora usate dalle signore del paese per andare a lavare i propri panni. E poi come monumento importante, un monumento storico, un monumento che ci ricorda la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo il Sacrario Militare di Montelungo. È un sacrario che ospita circa 1000 tombe e quindi è meta di turisti continuamente. Ci vengono tantissime persone, pullman. da tutta l'Italia. Certo, adesso logicamente andremo a visitare. Andremo a visitare sicuramente. È un luogo sacro, perché su quella montagna che vediamo qua di fronte a noi, l'8 e il 16 dicembre ci fu la battaglia tra il rinato esercito italiano, per la prima volta che combatté il rinato esercito italiano dopo l'armistizio dell'8 settembre contro i tedeschi. Fu una battaglia cruenta, che però gli italiani il 16 dicembre riuscirono a vincere, a conquistare questa vetta e quindi poi continuare fino ad arrivare a Milano il 25 aprile del 1945. È un monumento che per noi è motivo di orgoglio. Quest'anno, nella ricorrenza e nella celebrazione dell'80° anniversario di questa battaglia, abbiamo avuto l'onore di avere il Presidente della Repubblica, l'onorevole Sergio Mattarella. Va bene, sindaco, al momento grazie mille, e noi andiamo proprio alla scoperta di Mignano Montelungo. Il castello Ettore Fieramosca risale con molta probabilità all'anno 1000-1100 d.C. Nel corso dei secoli il monumento medievale è appartenuto a numerose famiglie nobiliari, fino a diventare parte del Regno delle Due Sicilie sotto il governo di Papa Innocenzo III e successivamente dell'Impero di Federico II di Svevia. Intorno al 1500 diviene la residenza di Ettore Fieramosca, abile condottiero alla guida dei cavalieri italiani che spalleggiano l'esercito spagnolo.
Nel 1501 Ettore combatté valorosamente contro le truppe francesi che avevano occupato Mignano. Purtroppo però, durante una battaglia in Puglia, viene catturato da un drappello di francesi guidati da Monsieur de la Motte. Amministrazione comunale organizziamo tante manifestazioni nel corso dell'anno. Ovviamente qui mi limiterò a dire le più importanti, anche perché altre manifestazioni parleranno successivamente i presidenti delle associazioni pro loco. La più importante che organizziamo noi, diciamo a livello culturale, è la sfilata medievale che facciamo ogni anno. Quest'anno la faremo il 24, il 25 e il 26 maggio. È una manifestazione molto bella, molto importante, molto partecipata, perché partecipano tutte le contrade del comune, che sono ben 9, tutti investiti con vestiti dell'epoca, e sfilano per le vie del paese con giocolieri, con la banda, maggiorette, gruppi folcloristici, e poi si radunano qui nel castello, dove si conclude la manifestazione con un tiro dell'arco che poi è quello che decide chi è la contrada vincente per quell'anno. E questa è la manifestazione, diciamo, che si fa nel paese. Poi la grande manifestazione, quella del 7-8 dicembre, quando celebriamo la battaglia di Montelucco del 1943, quella si divide in due segmenti. Una, quella civile, organizzata dal comune, dall'amministrazione comunale, che si tiene il 7 dicembre, tutta la giornata del 7 dicembre. E poi l'8, che è organizzata dal Ministero della Difesa, che si tiene presso il Sagrario Militare, con la partecipazione di tutte le maggiori autorità dello Stato e alte cariche dello Stato. Quest'anno è venuto il Presidente della Repubblica in occasione dell'80° anniversario. Sergio Mattarella è venuto qui ad onorare i nostri caduti. E quindi quella è una grande manifestazione che raccoglie gente che arrivano da tutte le parti d'Italia, perché sono, come dire, i parenti, i familiari dei reduci di quella battaglia. Quindi è una manifestazione importante. E queste sono le due più grandi. Poi a fianco a queste ci sono tante manifestazioni organizzate dalle associazioni pro loco, specialmente nei periodi che vanno a Natale e l'estate. E poi noi nel castello, come amministrazione, organizziamo tante attività culturali a livello di presentazione di libri, concerti, ci sono anche delle rappresentazioni teatrali, e quindi il castello vive e fa vivere il paese, perché il castello noi lo intendiamo come il volano della città, perché è qui che si radunano i cittadini di Mignano, anche perché grazie a Dio il nostro castello occupa una posizione strategica, trovandosi al centro della città, quindi è facilmente fruibile da tutti. Da quando abbiamo ristrutturato il castello abbiamo avuto una grande affluenza di turisti. Purtroppo ci siamo un poco bloccati con il Covid, ma adesso abbiamo ripreso tutte le attività, e quindi quasi quotidianamente, ma specialmente il sabato e la domenica, ospitiamo tanti turisti che vengono da tutte le parti d'Italia a visitare il nostro castello. Noi li ospitiamo e perciò invitiamo tutti a visitare il nostro paese, e come dice uno spot pubblicitario, non come turisti, ma noi li vogliamo come ospiti, perché li ospitiamo con tutto il nostro la nostra gentilezza, con tutto il nostro, come dire, saper accogliere le persone che vengono a visitare il nostro paese. Quindi salutiamo e concludiamo questa intervista, quindi, dicendo: venite a visitare a Mignano non come turisti, ma come ospiti. Il Sacrario Militare di Mignano Montelungo ospita le spoglie di 974 soldati italiani, di cui 784 persero la vita durante gli scontri di Montelungo e Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale. Situato sulle pendici orientali del Montelungo, il sacrario è accessibile tramite una scalinata che conduce al principale manufatto. Inoltre, all'esterno del museo trovano posto carri armati e pezzi d'artiglieria italiani ed inglesi utilizzati durante la battaglia.
Quali sono le attività che qui organizzate e svolgete? Dunque, la Proloco è molto attiva nel settore storico-culturale e enogastronomico. Noi abbiamo varie attività, la più importante è quella che facciamo nel mese di settembre, la manifestazione che facciamo nel mese di settembre, che è Vino Doc Sotto le Stelle, una rassegna di vini locali, imbottigliati, che vengono esposti dalle varie cantine locali. E chi assiste alla manifestazione ha la possibilità di degustare questi vini abbinati a prodotti tipici locali, tipo turcinielli, pasta e fagioli, altre specialità locali che tipiche della nostra zona. Cosa sono questi turcinielli? Allora, i turcinielli sono, è presente la pasta della pizza? Sì. Viene arrotolata, allungata e fritta in olio bollente, è un rustico tipico della zona, che nella zona, nei paesi circostanti, assume un nome, qui assume il nome di turcinielli. Oltre a questo abbiamo anche un'altra manifestazione importante, che sono i mercatini natalizi, che si svolgono durante il periodo natalizio, iniziano il primo weekend di dicembre e durano per 4 settimane, ogni sabato e domenica. In questi mercatini c'è l'esposizione di prodotti tipici locali da parte dei nostri artigiani e anche del territorio. Oltre ai mercatini natalizi, che è un'iniziativa intrapresa dalla Proloco da circa 3 anni, abbiamo poi il Festival Beer, che si svolge il periodo estivo, tradizionalmente fine luglio, inizio agosto, che riguarda i giovani, un momento di svago, di divertimento per i giovani. Oltre a questa manifestazione del Festival Beer, poi la Proloco è molto attiva nel campo culturale, abbiamo avuto varie attività. L'ultima che abbiamo fatto è stata l'esposizione della mostra di alcune opere di Luigi Vanvitelli inerenti il bicentenario dell'architetto per la costruzione della Reggia di Caserta. E abbiamo anche altre iniziative storico-culturali, cinema all'aperto, teatro, che però saranno realizzate nell'estate che verrà. Noi siamo qui con la Proloco insieme per Mignano e la domanda che volevo porle è quali fossero le attività che organizzate. Buongiorno, la nostra Proloco è nata nel 2006 ed è nata con quello che è ancora oggi il nostro cavallo di battaglia, che è l'Inno al Novello. Siamo alla 15ª edizione, abbiamo avuto delle sospensioni durante il Covid purtroppo e adesso abbiamo ripreso alla grande e in occasione della sfilatura del vino l'11 novembre a San Martino, molti produttori locali donano per la festa il loro vino nuovo e lo serviamo attraverso delle fontane nel borgo Cicuta, dove accompagnati dal buon vino per le vie del borgo troverete i nostri prodotti tipici di solito di stagione, broccoli e salsiccia, pasta e ceci, pasta e fagioli, le famose pizze fritte e il famoso turcinello, turcinieio in dialetto, sarebbe una crespella fritta a forma di ciambella, che è deliziosa. Quello è l'ultimo evento dell'anno, almeno per la nostra Proloco, anche se a Mignano gli eventi continuano, e riapre poi a gennaio con il Fuoco di Sant'Antuono, che è un evento con un grande falò in piazza di buon auspicio per il raccolto e per l'anno che segue. In estate ci sono tantissime iniziative, iniziamo a luglio e chiudiamo a settembre e in più con cadenza settimanale o mensile abbiamo degli eventi legati a questo progetto di cui Angela vi parlerà. Sì, il Rifugio dei Lettori nasce l'anno scorso ed è una sorta di libreria a disposizione della popolazione in generale, quindi dai bambini ai ragazzi agli adulti, dove avviene uno scambio di libri, quindi si può prendere, si può donare, si può scambiare e in questa sede spesso vengono organizzati appunto degli eventi legati a dei libri o comunque degli eventi stagionali, ad esempio abbiamo fatto degli eventi anche a Natale dove i bambini hanno fatto dei laboratori, oppure a Halloween dove i genitori si trovavano
modo di lasciare i bambini in questi laboratori. E ad esempio adesso abbiamo esposto dei piccoli messaggi riferiti all'anniversario della morte di Don Peppe Diana, che lo ricordiamo, e per quest'estate stiamo organizzando un festival che è ancora in progettazione, dovrebbe essere legato comunque al libro in generale, ma ogni evento avrà un tema, un filo conduttore, e ci saranno degli interventi di esperti che parlano appunto di questi eventi, e comunque questa è a disposizione di tutti ed è sempre aperta, e devo dire che ha avuto anche un grande successo, insomma molte persone hanno donato tanti libri e spesso troviamo pochi libri, quindi vuol dire che effettivamente c'è desiderio di leggere, sì, che si è persa, che è sempre una cosa molto bella, specialmente per le menti giovani. Grazie. Ci sono luoghi in cui sembra che il tempo si sia fermato da decenni, dove tutti i rumori della città sono respinti, dove la bellezza e l'arte sono stati per anni gli unici custodi. Uno di questi scrigni d'arte che Mignano gelosamente custodisce è la chiesa di Santa Maria Grande, eretta nel XVI secolo per volere della moglie del re di Capua. Non mancano però tuttavia oggetti antichi molto importanti, tra cui la campana donata nel 1510 da Isabella Castriota, moglie di Guido Fieramosca, conte di Mignano, e l'antico piede del fonte battesimale del 1658. E allora siamo in compagnia di Don Pietro. Allora, Don Pietro, ci spieghi un po' il ruolo della parrocchia all'interno di questo bel territorio di Mignano Montelungo. La Chiesa fa, da sempre opera di formazione, diciamo, cristiana, in primo luogo, e anche così a livello umano, di tutte le generazioni, sin dai bambini fino all'età adulta, ma anche agli anziani, anche quando poi, diciamo, ne hanno bisogno. Abbiamo anche qui a fianco una casa della carità, della nostra carità, appunto, della nostra diocesi. E quale funzione ha questa casa? Questa casa è, adesso che ci sono questi, diciamo, profughi dall'Africa che stanno arrivando, è un punto di appoggio e anche di smistamento. Una volta che stanno qui, vengono poi, diciamo, collocati dove loro vogliono andare, in Germania, Belgio, Sapete, nel nord Europa. E quindi la Chiesa qui è come il punto di riferimento per queste generazioni, anche per le nostre bellissime, diciamo, tradizioni che noi abbiamo a livello cristiano. E questo è il compito, diciamo, necessario, fondamentale, che appunto la gente vuole che qua ci sia appunto il prete, il parroco, il pastore. Il punto di riferimento, praticamente. Il punto di riferimento. Vedete, appunto, questa chiesa con questo bellissimo campanile è, diciamo, visibile a tutta Mignano. Adesso che abbiamo messo anche delle luci notturne, è stupendo, la sera tutti possono appunto vedere appunto questa chiesa, certo, e dire: quella è veramente la nostra casa. Ascolta, Don Pietro, la festa patronale qui. Qui è per Sant'Antonio, il 13 giugno, la prima festa del patrono. Poi c'è anche della compatrona, che si fa a ottobre, e della Madonna del Santo Rosario. Sono due feste che molto sentite e anche molto partecipate. E allora siamo in compagnia di Roberta. Roberta, come si chiama il locale? Bacco e Demetra. Bacco e Demetra, e da dove nasce questo nome? Ma perché abbiamo pensato che, siccome è un'osteria, abbiamo pensato di dare il nome del dio del vino. Bene. E della dea dell'abbondanza, dell'agricoltura. Perfetto. Ci è piaciuto. Perfetto. Allora, cosa andremo a vedere oggi? Oggi pasta e fagioli. Pasta e fagioli, che sembra un classico, ma fatto alla vostra maniera. Certo. Rende molto particolare il piatto finale. E allora possiamo iniziare. Ok. Prego. La prima cosa, metto l'olio. Allora,
Allora, dopo della cipolla metto il prosciutto, lo faccio rosolare un pochino. Ok, adesso mettiamo la salsa, perché la facciamo sempre rossa la pasta e fagioli. Dopo di questo prendo i fagioli e li verso tutti nella base. Allora, okay. Roberta, abbiamo visto che i fagioli sono andati a bollore. Okay, adesso tu fai una cosa un po' particolare. Prendiamo la pasta e la versiamo nella zuppa. Direttamente, quindi non la facciamo bollire in acqua. No, assolutamente, perché nell'acqua la pasta rilascia il suo amido e comunque rimane molto più cremosa come pasta e fagioli rispetto alla pasta che viene lessata e, diciamo, in un certo senso slavata. Ottimo. E aggiungo l'acqua, attendo i minuti di cottura della pasta e... Quanti minuti più o meno? Questa penso sugli 8 minuti, non penso, 8 minuti. 8 minuti, quindi 8 minuti. Si cuoce la E allora, Roberta, nel frattempo ci ha raggiunto la tua famiglia. Ce li presenti al volo? Angelo, mio marito, Emilia, la primogenita, e la secondogenita Sara. Sara, io però devo fare una cosa, perché voi lo sapete, paesi d'Italia non è paesi d'Italia se non mangiamo. Quindi, Anita, come si dice, cin cin anche a te. Ore, via. Sì, aspetta, occhio che sto a te. Buonissimo. È una meraviglia, ragazzi. Allora, Anita, noi con Roberta e la sua famiglia vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre qui su Sky, sempre con Paesi d'Italia. Ciao a tutti! Questo programma è stato offerto da O cielo blu, fumo blu, ci stanga ghine blu jeans, io sono d'ordo e sono cadume, ci si può mascere dall'improvviso, sembra lo stesso inferno e mi aspettavo paraviso. Cielo blu, fumo blu, ci stanga ghine blu jeans, io sono d'ordo e sono cadume, ci si può mascere dall'improvviso, sembra lo stesso inferno e mi aspettavo paraviso. Una bella giornata comincia sempre con un bel sorriso, ed un bel sorriso è il segno di una dentatura sana e forte. È per questo che il centro odontoiatrico Smile STP si prende cura della salute e della bellezza dei tuoi denti. Un centro all'avanguardia, un personale altamente qualificato, con strumenti di ultima generazione per offrirti i nostri migliori servizi di implantologia, ortodonzia, adulta e infantile, parodontologia, ossigenoterapia e sbiancamento. Il centro odontoiatrico Smile STP è a Frattaminore, Napoli, in via San Nicola 31. Telefono 081 83 53 804. Centro odontoiatrico Smile STP. Il tuo sorriso è la nostra forza.